Quello che avete appena sentito è il suono dell'airgun, una tecnica di ricerca degli idrocarburi come petrolio e gas nei fondali marini. Vengono esplose delle vere e proprie bombe di aria compressa che provocano un suono di oltre 265 decibel, vale a dire molto di più di un aereo in decollo che è a circa 150 decibel. Potete immaginare qual è l'impatto di questo suono sulla fauna marina. Cetacei come balene e delfini possono andare incontro a gravi danni all'udito, perdere l'orientamento e andare incontro a morte certa. Ma l'airgun danneggia anche i pesci, incluse almeno 55 specie di interesse commerciale. Pensate ai salmoni, ai tonni, ai merluzzi. Le danneggia, ad esempio, diminuendo la possibilità di schiusa delle loro uova, oppure malformando le loro larve, o ancora alterando le loro rotte migratorie, fino anche a danni al loro udito e quindi una conseguenza che li rende più facilmente predabili. Ma perché ve ne stiamo parlando? Nel DDL Ecoreati la tecnica dell'airgun è finalmente diventata reato. Noi pensavamo che questo fosse un barlume di intelligenza del governo. Invece ora, qui alla Camera, vogliono modificare il testo del DDL Ecoreati, vogliono tornare indietro. Si sono accorti di aver fatto la cosa giusta. Perciò, aiutateci a fare pressione perché questo DDL Ecoreati e questo provvedimento sull'airgun non vengano cambiati neanche di una virgola. I cetacei, i pesci, i pescatori e il mare ve ne saranno sempre grati.